fine dei conti, perché io devo dare via la mia macchina per comprarmene una così? Cioè, perché la mia macchina vale 300 euro e questa qui ne vale 4.900 euro usata nello stato in cui è adesso solo perché è stata costruita dopo? Cioè, a parte l'anno di costruzione è un design diverso, è una macchina esattamente come la mia vecchia di 15 anni, con gli stessi problemi, gli stessi difetti, gli stessi materiali, ma cacchio, il volante è esattamente uguale di materiali, ha lo stesso sbriciolamento della, cioè non c'è stata nessun tipo di evoluzione, cioè tecnologia, miglioramenti, innovazioni, no. Hanno solo preso un pezzo di carta e una penna, diciamo, oggi disegniamo un nuovo appunto, facciamo un lavandino rovesciato, gli cacciamo quattro ruote e poi dentro vediamo con quello che abbiamo di tappare un po' i fori e la carcassa. Stop. Uguale, niente. Comprata nuova, 11.900 euro, 3 anni fa di fattura, ne ha persi 6.000 in 3 anni. Fuori è tenuta bene, però i chilometri li ha, quindi ha perso 6.000 euro in 3 anni per una macchina che è ovvio che ha dei chilometri. Uno la compra così per farci che cosa? Per andarci in vacanza? No, per lavorarci. Quindi cioè, uno deve pensare che una macchina del genere, per acquistare un modello nuovo chilometro zero, abbia dei chilometri. Non è che vai dal concessionario e ti dice: ah, ma c'ha tanti chilometri, cazzo, l'ho comprata apposta, cioè se no mi compravo un quadro se non dovevo farlo girare. Comunque, detto questo, perché la mia macchina vale 300 euro e questa 4.900? Per un anno di immatricolazione e per un disegno sulla carta peraltro brutto? A voi la risposta. Ciao!